Salve a tutti, cari amici, siamo qui alla vigilia di Ferragosto, non sto lavorando, sono in ferie, però sono venuto qui in studio per questo breve video per voi, per non lasciarvi impreparati per questo agosto, per questo Ferragosto ormai alle porte. Il nostro problema, come al solito, è la perdita di erezione, quindi un piccolo consiglio per arrivare pronti al periodo di ferie, di vacanza. Questo periodo è appunto un periodo di vacanza, chi più, chi meno, che abbiamo tutti. Anche qualche giorno, anche il ponte di Ferragosto è un momento di pausa, di allentamento dallo stress. Salutiamo quegli amici invece che anche in questo periodo purtroppo lavorano, però il consiglio è sempre valido. Come arrivare all'agosto a Ferragosto con un'erezione vincente? Un consiglio, uno per tutti, da seguire con attenzione. L'ho già riproposto in altri video, ma è fondamentale ricordarlo. L'atto sessuale, l'incontro sessuale, l'incontro intimo con la partner deve essere considerato un gioco. Quindi, quale miglior periodo di questo per poterlo considerare un gioco? Non c'è lo stress lavorativo, non ci sono gli impegni soliti, i negozi sono tutti chiusi, quindi questo è un buon momento per dedicarsi alla propria partner. La paura del paziente sappiamo che è arrivare impreparato all'incontro sessuale, quindi una mancanza di erezione. Un errore molto frequente è quello che il paziente si focalizza esclusivamente sul pene, sull'erezione e non sulla partner. L'atto sessuale deve essere visto come un gioco, un'attività ludica. Voi lo dovete considerare come un'attività piacevole in questo periodo di allentamento, il mare, la montagna, le vacanze. Quindi, invece che pensare alla bene, all'erezione, focalizzatevi sul momento piacevole di distress, focalizzatevi sulle grazie della vostra partner e considerate tutto un gioco. Errore è quello di credere che durante l'incontro sessuale ci sia una prova da superare. Non c'è nessuna prova, è divertimento, è divertissement, è un divertimento dove attraverso l'incrocio dei corpi, l'incontro fisico con la propria partner, l'incontro degli sguardi e non esclusivamente questo, si arriva al piacere, si raggiunge un piacere che non deve essere orientato all'orgasmo, deve essere orientato alle carezze, principalmente, no? A tutta quella fase di petting, ai baci, alle coccole con la propria compagna, tenendo sempre in considerazione che quello che si sta facendo non è una prova. Non c'è chi vince o chi perde, anche perché l'avete visto in passato che nel momento in cui, come sempre purtroppo, l'avete considerato una prova da superare, l'erezione che c'è o non c'è, il risultato è stato molto deludente. Quindi dedicatevi alla vostra partner, dedicatevi alla scena, godetevi la località, il posto, la location in cui vi trovate e considerate quel momento di incontro sessuale come una continuazione di quello che è un momento piacevole. Non c'è né chi vince e né chi perde. Anche fossero carezze, ma con i miei consigli, con questo consiglio, sicuramente inizia a cambiare l'approccio alla sessualità, si arriva a godere anche dell'incontro fisico, pur non essendoci penetrazione, se non ci dovesse essere. Per approfondire in realtà i consigli che mi sento di dare, sono tre. E ho dedicato un video nei giorni scorsi che ha riscosso un notevole successo. Io vi lascio il link in descrizione e il titolo del video propostovi qualche giorno fa è Come migliorare l'erezione e non perderla. Tre consigli. Quindi, questo video è un video di partenza. Vi suggerisco di vedere, di studiare anche i miei video. Si studiano, non semplicemente si vedono come si guardasse un film o una delle novelas, anche il video proposto in descrizione. In descrizione, tra l'altro, vi lascio un altro link che è il link del mio videocorso completo. Qualora lo voleste studiare, è un lavoro di 5 ore, è un lavoro molto molto approfondito che in centinaia di voi ormai già negli ultimi giorni hanno acquistato.
Se vi è piaciuto, soprattutto se vi è stato utile, non se vi è piaciuto questo link, il mio scopo è quello di aiutare a capire. Quindi, se vi è stato utile, sarei grato un like sul video per dimostrarvi la vostra compiacenza a quello che vi sto cercando di passare. Oggi sono venuto in studio apposta per voi e per rimanere aggiornati. Iscrivetevi al canale attivando la campanella. Io vi auguro un buon Ferragosto, un agosto comunque di vacanze e di piacere ovviamente intimo con le vostre compagne. Un abbraccio a voi e ancora buon Ferragosto.